Ragazzi, funziona adesso? Oh, speriamo in bene, amici miei, perché stasera la vedo veramente brutta e dura. Speriamo bene, raga. Ah, grandissimo, Charter, grandissimo. Ciao ragazzi, scusatevi, ma stasera ci sono problemi di connessione e credo che salti la live in... con, a giocare con voi, però se adesso da adesso un po' funziona possiamo provare, perché se non mi regge la connessione solo lo streaming, figuriamoci se è streaming più anche connessione. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi, e stasera va un po' così, andiamo a comprare qualche macchina almeno. È grave se ho comprato, è grave se ho comprato un'altra Tomahawk. Se hai comprato la Tomahawk sbagliata, sì, praticamente non puoi, non puoi fare questo. La Tomahawk è la SVG. Allora, tu sei andato a vedere, amico mio, il mio video su YouTube? Perché sul mio video su YouTube, l'ultimo video che ho fatto, spiego proprio giusto, giusto, giusto come fare la macchina che devi comprare di Tomahawk e spiego praticamente tutto. Allora, sì, diciamo che questa pista si può fare anche con qualsiasi altra macchina, però diventa una rotturina. Invece per farla in poco tempo, come stiamo facendo noi che abbiamo appena cominciato la live e praticamente sto già prendendo 850.000, andiamo a comprare una macchinetta che magari la scegliete voi, vi faccio scegliere una macchina. Incominciamo già a capire che tipo di macchinetta vi possa piacere, ragazzi. Che macchina vi piace per comprare? Una bella macchinetta. Allora, dite la marca e poi andiamo a vedere che cosa ho e che cosa manca. Ah, tra l'altro dobbiamo andare a vedere anche se hanno messo macchine nuove, perché magari hanno messo macchine nuove, ragazzi. Sì, ho visto, non sono proprio distratto. Allora, se hai preso un'altra macchina non c'è niente da fare, devi comprare quella giusta. Allora, se tu hai preso invece quell'altra, puoi fare la Sardegna però, non hai buttato via i soldi. Allora, fammi finire qui, poi ti dico qual è la macchina per fare la Sardegna, ok? Perché se per caso hai preso la macchina diversa, quell'altra, si può fare la Sardegna. Perché la prima io, almeno se ricordo bene, perché magari poi quale pezzi di ricambio comprare. Oh, sta andando via ancora la linea, raga. Oh madonna, sto vedendo che va un po' a scatti. Allora, se hai sbagliato la macchina non puoi farlo, perché questo è un bug. Grazie Charter, grandissimo. Bravi ragazzi, grandissimi, rientrate, che stasera comunque ho problemi di linea. Quindi non so se ce la facciamo a... Magari vado a vedere la mitica tutta se ci fai in tempo a farmela, amico mio. E se hai sbagliato la macchina, i PP come questa qui, cioè non è proprio così, riesco a farti fare la Sardegna. Se no devi rifarmare, comprare questa qui e poi vedrai che funziona. Perché dopo la patch che l'avevano sistemata, questa Tomahawk, c'è il coso di mettere la zavorra. Allora, se metti la zavorra ce la fai a far arrivare i pipì come quello lì. Buona, ragazzi, che è veramente una roba incredibile. Riesci a fare i pipì a sotto i 600, sotto i 600 mi sembra che è questa pista qua. Adesso facciamo due giri, raga, e abbiamo finito anche questa. Però le gomme si consumano veramente in una maniera impressionante, eh? 8 giri, non facciamo neanche la benzina. Non facciamo praticamente la Mazda Vision, l'ho presa per la livrea. Ah, hai visto che bella? La Mazda Vision, grande. L'ho presa per la livrea. Grazie, allora domani mi sa che la compro. Sì, 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 sì. Allora, io ti consiglio, Frac, di andare proprio a vedere ancora il video mio, no? E vedere quale è la macchina giusta, perché è questa qui, vedi, la X
adesso non me lo ricordo neanche più, RST. Ma questi stavano aspettando me, ma sei serio? È stato per mezz'ora. E è solo questa qui che si può fare sto bug. Carla, che auto vuole la Giulia? Carla, che auto vuole la... Allora, a me servirebbe della Maggiolino e a Carla... allora, correva con la Ferrari prima di andare con queste qui di adesso. Però sinceramente non lo so. Aspetta che glielo chiediamo. Amore! Quella che tu hai, la GTS RBGT. Penso proprio di sì. Adesso andiamo a vedere quando finisco, Frac, perché sinceramente a memoria non me la ricordo. Però dovrebbe essere quella con questa livrea, quindi la vedi subito, perché l'ho tenuta apposta la livrea, non l'ho cambiata di questa macchina. Così almeno facevo vedere qual era quando farmo. A parte che io farmo di giorno, quindi non farmo di sera quando faccio la live, però ho iniziato che la live non funzionava, come stavo spiegando prima, che poi probabilmente mi sono interrotto anche a parlare. Non c'era nessuno e ho detto vabbè dai, cominciamo a fare un po' di farming, così poi dopo però voi sapete che alle 9 io inizio e siete arrivati subito, amici miei. Quindi poi c'è anche un po' di, a volte gli occhietti mi fanno un brutto scherzo che lacrimano anche sto periodo, 25 secondi, ma perché mi ha dato 25 secondi di penalità? È ancora più lunga sta roba, dai, muovato. Ok, dai, once ult Gimos, ultimo giro. Lo facciamo da dentro, dai, facciamolo da dentro. Allora, però sul pad io sto usando non l'analogico ma con gli altri, no, da dentro è impossibile. Facciamolo da qua. Il cofanino e niente, adesso andiamo a comprare una bella macchinetta. Voi che macchinetta volevate vedere, ragazzi? Che magari qualcosa che volete comprare? E vabbè, a parte che dobbiamo andare a vedere se è uscito qualcosa, perché se è uscito qualcosa di usato o comunque di leggendario dobbiamo prenderlo subito. Ho solo 5 milioni oggi, non abbiamo farmato tanto, probabilmente probabilmente bisognerà farmare di più. Ciao amici di Twitch, grande chat. Caspita, che peccato, perché c'era dentro già un sacco di gente. Adesso, finendo la prima live e riprendendo, sono usciti tutti, anche l'amico Lord e la Giulia. Così, a volte ci sono delle serate che non funziona la linea e sono veramente veramente tristi. Vai, andiamo a comprare macchine, dai. Ok, sono uscito. Oh, andiamo a vederle subito allora. Marco Drums Games, la tuta nuova di Marco Drums, ragazzi. Allora, prima di tutto dobbiamo andare a prendere il... Vabbè, inutile guardare il replay qua. È la XVGT. Questa è la XVGT che devi comprare. Allora, SRT Tomahawk XVGT, te la faccio vedere qual è, così non sbagli. Europa, America, Dodge, ho preso quella, ok, ma allora ho preso quella, oh, guardala qua, è questa, XVGT, questa qua, io ce l'ho tutte, vedi, no, non ho preso questa, dovrò comprarla quella GR3, vabbè, per adesso non l'ho comprata. E poi devi comprare, praticamente ti faccio vedere, poi devi comprare tutto, devi comprare quagliette, qui devi comprare limitatore e zavorra per forza, computer personalizzabile, LSD, vabbè tu compralo perché tanto costa poco, corsa devi comprare assolutamente, sospensioni, controllo di bilanciamento freno e rapporto marce da corsa. Poi ti consiglio morbide e dure, per cosa servono gomme intermedie e bagnato pesante, questo serve.
Poi vai sull'impostazione della macchina, che poi già che siamo qua facciamo andare anche la roulette. E vai, allora, bagnato pesante davanti e corsa intermedio dietro. Questi dovrebbero essere tutti i valori standard. L'importante è che mi metti la posizione della zavorra 26, ok? Questo è importante. E la velocità di punta 5,80. Quando poi le marce 44, 46, 49, 305, 389, 513, 647, ma le fai solo se il rapporto finale lo fai diventare all'inizio di cambiare le marce 4727. Per cambiare queste e fare questa roba qui, che sono questi che ti buttano giù la potenza, devi per forza seguire il mio video, perché non me lo ricordo più sinceramente. E vedi che io ho PP 571, quindi per forza in sci. Vabbè, comunque c'è il mio video su YouTube. Un bel turbo compressore gratis per la... sì, per la Mazda. Vabbè, meglio di niente. Allora, andiamo a vedere le macchine che sono uscite, ragazzi. Su Manca Strack, sono molto, molto stanco. La nuova, la 500 ce l'avevo già. Ah, la 500. La Delta HF integrale ce l'avevo già. La Eunos Roadster ce l'avevo già. La Cooper poi la toglieranno, la Ferrari poi la metteranno una nuova. Fairlady nuova, nuova, nuova. Dopo la DeLorean ce l'ho già. Qui sono in quantità limitata, quindi tra un po' le tolgono. Tutte in quantità limitata, quindi poi ci sarà un... Allora, praticamente ce le ho tutte. Le usate le ho tutte. Vabbè, perfetto. Comprando tanto, poi dopo si arriva a un certo punto che quelle che escono ce le abbiamo tutte. Oh, toglieranno questa e questa qui, eh. Ok, di leggendarie le abbiamo comprate tutte, ragazzi. Non si può comprare più niente. Quindi, io direi, ci compriamo una macchinina. Vediamo le Ford, dai. Vediamo le Ford. Questa Mustang. La Mustang Rally. La Ford GT del 2017, la Race 2008, la Ford, caspita, questa ce l'ho, la GT, sarebbe Le Mans, eh? No, LM, non è Le Mans, no, boh. Magari ci compriamo questa. Questa mi piace. Ma sì, dai, facci questa. Ci compriamo questa qua, ragazzi. Cosa ne dite? Eh? Andiamo a provarla subito. Dai, andiamo a provarla subito. Un bel millino, eh? Un bel millino. Quindi era una macchina comunque non male, eh? Non male, direi. Allora, andiamo subito a provarla. Io direi a Monza, cosa ne dite, ragazzi? Ma secondo voi mi si è frizzato il canale, nel senso che non entra più nessuno? È successo qualcosa quando ho riavviato? Boh, vai a capire cosa succede qua. Facciamo media, dai, perché... frena poco. Ah, c'è anche la sesta.
Non è male, eh? Non è male. Come sfrenucchia male. Come allora, da dentro sta macchina è impossibile. Ci sono macchine davvero, ragazzi, che da dentro non si riescono proprio a guidare, eh? Questa da dentro non si vede niente. Ciao! Ciao Deciso, stasera problemi di linea, un po' di tutto, un po' di tutto. Stasera proprio non va la linea, quindi non mi sto neanche a collegare a fare l'online. Ci proviamo direttamente domani. Continua a andare, continua a fermarsi. Ci facciamo una bella corsettina così. Magari non lo so, si può fare una. Una bella corsettina. Ah, le prove a circuito, possiamo fare le patenti magari, dai, facciamo le patentine, facciamo qualcosa. Anche le prove a circuito non sono male, eh. Pagano bene. Chi lo sa. Allora, normalmente non ho mai troppi problemi con Sky da quando ho Sky. Ciao amici di Twitch, grandissimi, grandissimi amici e amiche. Normalmente non ho mai problemi con Sky, ti dico la verità, ormai sono 5-6 mesi che ce l'ho prima con Fastweb e avevo pochi problemi. Però ogni tanto capitavano queste serate che non va. Quindi non so se è una questione di intasamento, una questione che non funziona tanto bene o comunque io. Ciao Marco, ciao DSC, scusa, ciao Marco, insomma. Ciao DSC, ho comprato questo milioncino di macchina, guarda che bellina, andiamo a vedersi il replay. Ho problemi di linea, ragazzi, stasera, quindi tutto quello che è online non lo faccio neanche. Ci facciamo un bel po' di garette online, stiamo qua fino alle 11 e poi andiamo tutti insieme, eh? Dai. Domani sera li proviamo, che se tutto funziona ci facciamo delle belle garette online. Ho visto anche tra l'altro che scatta ogni tanto e arriva, ok, ma al pome non strilli più. Al pome no, deciso, no. Io lavoro, io faccio i pezzi per la Tetra Pak, per Ferrovie dello Stato, treni, aerei, e lavoro sempre lunedì, venerdì, pomeriggio io torno alle 6 e mezza di sera, quindi non mi troverai mai a streamare di pomeriggio. Io streamo al sabato e la domenica. Dalle 3 alle 5, dalle 3 alle 6, dipende poi gli impegni che ho, solo sabato e domenica. Poi adesso se verrà anche bello, magari streamo solo la sera, eh? E mi trovi tutte le sere, quindi se per caso vedi la PlayStation attiva di pomeriggio col mio account, non sono io. Quindi se mandi messaggi o richieste di giocare o qualsiasi roba, non ti risponderà nessuno, perché i miei figli non rispondono a nessuno. E io non lo vedo. Io faccio fornitore specializzato e operatore sulle macchine utensili, prese, centri di lavoro e torni a controllo numerico a CNC. Ciao Roby! Faccio i pezzi della Tetra Pak, tanto per dire, quindi se bevi il latte, il brick del latte o del succo è anche grazie a me, perché faccio io i raccordi per le macchine della Tetra Pak. Tanto per, oppure ferrovie, treni, del Freccia Rossa, tutte quelle robe lì. Perché alla sera io, ragazzi, voglio svagarmi, non voglio parlare di lavoro. E quindi facciamo anche automotive comunque, eh? Quindi qualcosa che va sulle automobili. E grande Roby, grande Sharder, grandi tutti ragazzi. Forse Sharder, visto che non facciamo l'online, riesce a farmi la pinta, non lo so, ho letto qualcosa che stava facendo prima Grand Frack, il mitico Sharder, di una eventuale tuta, perché la mia
è veramente sciatta, però non so se riesce a farla, non so se riesce a farla Mitico Shard. Ho fatto un mega video anche, tra l'altro, che adesso ti mando, Shard, e lo condivido online. Andate a vedere sul mio canale YouTube che ho fatto un mega video per il mio amico Shard, che ha fatto una cosa fighissima. Ah, grandissimo, grandissimo. Adesso ti faccio vedere il video, eh. Eh beh, ci mancava. Allora, non l'ho elaborato molto, però la copertina c'è già, di ringraziamento a te. E poi si vede poi nella macchina le tue livree, cose design, roba di... Ah, l'hai visto, grandissimo, grandissimo. Perché volevo fare una cosa più figa con un logo, magari grazie Shadow Design Durante, ma ne farò un altro, tanto mi farei altre macchine, quindi lo farò dopo, perché volevo fare una cosa un po' veloce per poterlo pubblicare, amico mio. Eh sì, problemi di linea. Eh sì. Ok, Alessandro, il mitico Lord che mi diceva che avevo problemi di linea. Sì, sì, sì. E d'altronde, ragazzi, se abbiamo le linee che dire che fanno pena e fare, è già dire un gran parolone, no? Io purtroppo devo andare, ma più tardi mi rimpiazza un mio caro amico. Oh, grandissimo, deciso. Va bene, dai, vai tranquillo, vai tranquillo. Sai che non siamo qui e ci siamo qua anche domani, eh? Ok, amico mio, così riusciamo a farci una bella chiacchierata, una bella garetta insieme e bla 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 bla. Non c'è Carla stasera, credo proprio di sì, sta facendo gli esercizi, dopo arriva. Penso di sì, non lo so. Dovrebbe esserci. Allora, ti ho fatto pubblicità. Oh, grazie deciso, sei un grande, bravo, grandissimo, ti ringrazio. Ragazzi, quando voi mi fate pubblicità io vi ringrazio tanto, perché chiaramente sapete tutti che in un mondo dove tutti streamano, e domani una partita insieme, assolutamente, stasera la guarda, non possiamo farla perché non funziona, ma domani sera assolutamente, davvero, e niente, eccolo Lord, grande Lord. Allora, e niente, e praticamente, un secondo solo, e allora ragazzi, che macchine, grande Lord, è vero, che macchina compriamo? Dai, ditemi una macchina, che andiamo a comprare una macchinetta, una macchina che vorreste vedere o che vorreste avere, e come sappiamo tutti, solo nei sogni, perché comprarsi una macchina di queste vuol dire essere miliardari, e o se lo siete voi, meglio per voi, ma io assolutamente no. Io assolutamente no. Allora, Audi, andiamo sulle Audi, bravissimo Fracco, così ti voglio, idee, allora andiamo a vedere sulle Audi, allora andiamo a vedere le Audi, allora Audi, iniziamo a essere in Europa, andiamo a vedere che cosa ho e cosa non ho, ok raga? Allora, questa ce l'abbiamo, la TT Coupé, la TT c'è, la TT, questa dici Roby? O vuoi qualcosa di questa magari? La TT Cup? Ah sì, tutti. Allora aspetta, vediamo quale ci abbiamo. La TT Cup possiamo comprarla se vi va ragazzi, eh? Allora la R8 LMS dovrebbe essere Le Mans. Ah, boh, penso di sì. Questa non ce l'ho, eh? Questa non ce l'ho. La VGT, questa è... Oh, possiamo comprare, allora, l'Audi avevo comprato questa, sì, tutte bellissime, avevo comprato questa che è quella diesel, la Vision è elettrica, mi aveva un po' deluso, ci manca questa, ci manca la VGT, che è questa che comunque c'è scritto turbo, quindi praticamente è come la Vision ma non è elettrica, è a motore,
Oppure possiamo comprare la R8 LMS del 2015. Ciao amici e amiche di Twitch. Oppure possiamo prendere questa TTCap VGT molto bella. Tu mi vuoi far spendere sempre un sacco di soldi, amico mio, eh? Non lo so, non lo so. Dai, decidete voi, ragazzi. Compriamo la R18 o la VGT? Una delle due. Dai, un milioncino glielo buttiamo dentro. Ovvio, certo. Ditemi voi. Anche questa, sinceramente, mi intriga, Vi dico la verità. Oppure possiamo optare su qualcosa che costa un po' meno. Ciao, amici e amiche di Twitch. Benvenuti, ragazzi e ragazze. La R8... che anche questa non è malvagia, oppure una cosettina un po' la Giulia dice tutti e due, e poi a me piace, ma fai tu. Allora, dai, vai tra la VGT. Questa? Dai, scrivetemi sì o no. Se è questa qui, ragazzi, la compriamo. La compriamo immediatamente, immediatamente, amici miei. Dovete scrivetemelo però, perché almeno voglio essere preciso. Sì. Oh, vediamo i colori, vediamo i colori. Vi piace questo colore? C'è solo questo. Bellissimo, ragazzi. Allora, vediamo un attimo com'è poi nelle scene dinamiche, di quando, per dire, vado a fare la spesa, se è fattibile la cosa oppure no. Diciamo che è molto larga. Grazie Lord per aver condiviso la mia live, grandissimo. Diciamo che... Oh, grande GT7 Showcase! Bravissimi ragazzi, che figata quando trovi la gente che mi condivide le mie live, amici, grandissimo, vediamo, perfetto, stracattiva, vero o no? Mamma, questa non scherza, non scherza, dai che ce la compriamo, dai che ce la compriremo, dai, non c'è bisogno di, ah no, vediamola sotto il ponte però. Sotto il ponte di Brooklyn arrivi e tocchi sotto e rimango bloccato. E rimaniamo bloccati. Dai, la compriamo e andiamo a correre. 5, 4, 3, 2, 1 e via! Amici miei, e via! E ce la siamo portati a casina casetta. Grande Frank! Che bello quando compriamo le macchine! Dai, andiamo a provarla. Proviamo a cambiare il circuito. Cosa ne dite voi invece di andare sulla solita Monza? Facciamo... Vabbè, intanto per cominciare è una GR1, eh? Wow, sei a livello 50. Sì, ma sono a livello 50 da 2 mesi. Hai tutte le macchine... Quasi. E beh, guarda che, amico mio, tutti i giorni compriamo, È una cosa che ormai è diventata un'abitudine sul mio canale, che io farmo, chiaramente, compriamo il turbino, io farmo offline, qualche volta, qualche garetta me la faccio anche online, ti dico la verità, e come si dice, e poi possiamo comprare, così almeno oltre proprio le gare facciamo un servizio di che vi faccio vedere le macchine che vi piacciono, così non spendete soldi magari inutilmente, Allora, Europa, e se andiamo a Spa-Franco, un circuito, dai, scrivete il nome del circuito qui, dai, così facciamo un po' di, parliamo un po' anche tra di noi. Allora, sfrutta in maniera vergognosa la sua famiglia per farmare. Grandissimo, Lord, assolutamente sì. Se riuscivo a farmare anche la mia amica e la mia moruccia e la mia patatina, la Olly, facevo farmare anche il cagnolino. Vieni, Olly. Saluta, patata, saluta. Eccola qua, vedi, ragazzi. Cioè, se farmava... Guarda, amore, guarda lì, tata. E tata. Se riuscivo a farmare anche Olly, ragazzi, io facevo farmare pure lei. Vieni qua, tata. Aspetta, senza che ti fai male, eh? Ok, così. Vedete, ragazzi? Se Olly sapeva guidare, io la mettevo a farmare anche così. Ecco, vai Olly! Vai Olly che guida! amore mio. Vieni qua. Sì, infatti, può accelerare Olly. Sì. Oh, Olly, ma tutte le volte mi fai cadere il mouse? Tutte le volte? Tutti i giorni mi fai cadere il mouse, è tutto rotto ormai il mouse, eh? È tutto rotto, l'hai rotto tu, eh? Brava. Dai ragazzi, che pista facciamo, amici miei?
Sì, oh raga, però farmo anch'io, a mezzogiorno quando vengo a mangiare c'ho mezz'ora di pausa, mi metto anch'io a farmare, non è che adesso è, cioè, parliamoci chiaro. Allora, io farei un... non è vero, sì che è vero, sì che è vero. Facciamo un spa o un brenzach sulla tuta, metto falso, guarda che ti taglio le gambe, ti taglio le gambe. Il Red Bull Ring ce lo facciamo? Ci facciamo il Red Bull Ring, dai, visto che non scrivete, spa, dai, spa, bravo, bravo Lord, vai, vai di spa. Allora, visto che la macchina è con le gomme, possiamo farla difficile, dai. Vediamo un attimo se questa macchina, se questa macchina tiene. Aspetta un attimo che mi devo pettinare. Ciao, bella Ricky! Allora, amico mio, la linea stasera non va, quindi salta tutta la parte di fare l'online insieme, ma giochiamo domani insieme, eh? Ok, Mitico? No, non siamo d'accordo, Charles, assolutamente. Assolutamente contrario. Quindi è... Allora, ho comprato un milione di macchine che vi piace a voi, ragazzi, eh? Quindi prestate attenzione, vediamo un attimo come va. Ma... Vediamo un po' come mi prende. Non è male, non è male. Sium. Perché no, non va su? La sesta cade tantissimo, raga. Ma che roba? Perché cade così? Le marce sballate. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti raga. Siamo a Spa. Se metti la scritta falso, giuro su quanto è di più caro al mondo che ti taglio le gomme. Deciso, è scappato. Sì, è scappato, ha detto che entravi tu prima, doveva fare una cosa. Non ho capito bene se deve rientrare o se comunque... Oh my god, questa macchina tiene proprio poco poco pocherello, eh. Questa macchina, raga, non è quello che pensavamo tutti noi. Grandissimo Ricky. Pensavo che era un pelino, davvero ragazzi, un pelino meglio. Allora, facciamo vedere l'Audi. Ah, ma che bella dietro. Non viaggia, non va, eh. La sesta è praticamente morta. Infatti mi stanno di fianco. Frenare, frena. Vediamo se da dentro riusciamo a vedere bene. Perché di solito mi piace giocarle anche da dentro, eh. Cosa dite dentro? Vi piace il cruscotto? Sì. Sì, sì, bella pure dentro, hai ragione. Molto futuristica, però la sesta non va, eh. La sesta, ragazzi, non va. Ci sta, è vero, è vero, hai ragione. Però la sesta non ce l'ha sta macchina. E poi sbanda. Pensiamo un po' meglio. Un po' di futurismo funzionante. Ok che mi mette di fianco quei bolidi lì, quindi probabilmente è un po' una cosa impari come confronto. Però le gomme ce le ho morbide, quindi il problema non sono le gomme. Oh! Tu scemo Nito che mi frena sta curva, ma dai! Ma pensa a te questo qua! Ma l'avete visto che ha frenato in piena curva? Questa macchina sbanda un po', eh! È un po' difficile da tenere.
Eh beh, certo, ah, sta macchina, raga, si fa un po' fatica, eh. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti Marco Drums Games, Gran Turismo, mitici e mitiche. Sta sesta, sinceramente non ci butterei neanche un euro, no? Perché non è bella, ma ci comprerei piuttosto quell'Audi ibrida che abbiamo visto prima da un milioncino, che elaborare questa qua. Non. Neanche di motore non è un granché. Non lo so, non lo so. Freni non frena. Accelerazione, guarda che roba. Non lo so, non mi dà fiducia. Guarda la sesta, poi è una cosa imbarazzante. Guarda, eh. Guarda la sesta, praticamente è morta. Morta. Qui gli ho preso la scia. Ora ci fa pensare sulla nostra scelta. Pensa a te, beh, per forza, fa schifo. Ma non c'entra mica, eh. Oh, vedi, vedi. Un po' come una truffa, insomma. Beh, truffa no, però. È difficile da tenere, ce l'ho elettrica. Quella elettrica l'ho comprata, ti ricordi che l'abbiamo provata l'altra sera? No, perché Roby, il diciamo. Ciao Roberta, mitica! Allora, diciamo che. Allora, spenderci dei soldi su delle macchine che ne valgono? Assolutamente sì. Anche perché sinceramente l'avevo già elaborata. Io l'avevo già elaborata, ragazzi, comunque. Vieni, amore mio. L'avevo già elaborata al massimo, quindi si tratta soltanto di fare settaggi. E fare settaggi vuol dire perdere ore e ore e ore a spostare tutte le altezze, le marce, provare, 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 provare. Quindi è veramente noioso fare settaggi, ragazzi. Infatti, di solito quando faccio settaggi li faccio offline perché diventa un po' noioso. Io adesso cosa. Allora, scegliamo una. Devi comprare il cambio personalizzato, diminuire la porta. Sì, il cambio l'ho comprato. Mi sembra di averlo comprato. Non l'ho comprato prima il cambio. Ah no, forse non ho comprato niente. Ho comprato qualcosa di questa macchina. Forse non ho comprato niente. Non so, non me lo ricordo. Comunque. Vediamo un attimo. Vabbè, qua diciamo che una sportellatina ci sta sempre, eh. Una bella sportellata all'ingresso della prima curva ci sta sempre, ragazzi. Allora, per essere bella è bella, eh. Per essere bella è bella anche proprio, dico, a livello carena, carrozzeria. Il motore non lo so, c'è la sesta che non sale niente e come dice l'amico basta comunque andare nel settaggio della marcia. E si può un po' modificare perché praticamente la sesta. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Stasera rompe le scatole sia al wifi che anche gli aerei, eh? Grandissima serata, grandissima serata. Magari voi non li sentite tanto, ma io li sento parecchi gli aerei che partono sopra la mia cabeça. Lascia fare, si lamenta della nostra scelta. Direi di boicottare la live con protesta. Lord, sei entrato stasera dopo tanto tempo, non mi far pentire che sei entrato. Il Lord, il boicottatore. Ciao amici e amiche di Twitch, come state ragazzi? Come state? Allora, ho comprato questa macchina e sinceramente è Lord che mette la faccia. C'è anche una livrea, una nuova emote, è un'emote animata. Devo dire che a livello proprio di auto mi piace. Mi piace come è fatta. Bella larga, bella bassa. Già, è boicottata. Da me si blocca un po'. Oh, cacchio, davvero? Ma te non sei cattivo. Sì, Lord, sì, Lord. Sì, Lord. Oh!
si accendono i dischi. Avete visto i dischi? Ico, con quel cerchio lì. Praticamente quando il disco dei freni diventa rovente fa tipo una luce rossa, eh? Ah, grande Roby! Roberta, grazie. Sì, anche a me. Che cosa ha scritto? Non lo so, non lo vuole. Che cosa ha scritto? Ah, si blocca un po', caspita. Quindi siamo clementi questa sera. Brava Roberta, grazie, 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 gentilissima. Un bacione, grazie, grazie. Sì, stasera è una serata così, di stanchezza, di non funzionamento. Vedi, vedi? Quando frena? Che figata questa volta. Bravo, bravo Lord. Va, va, va lì, che va via un po' in derapai. Eccala là. Qualità della connessione scarsa, ragazzi. Trasmissione del solo audio. Oh mio Dio, ancora mi fa sta roba. Oh amici miei, è andato via ancora tutto, è andato via ancora tutto, non ci credo. Rimanete dentro, rimanete dentro, stacco la live e la riattacco subito.